Presentato stamane in comune il programma della 14ª edizione del Carnevale in Fiore di Pescara. La manifestazione, che promuove solidarietà e volontariato, si svolgerà domenica 22 febbraio. La partenza è prevista per le ore 14.30 dal parcheggio del porto turistico. Il corteo percorrerà via Vespucci, via Le Marconi, corso Vittorio Emanuele, fermandosi in piazza Primo Maggio. Luciano Cupido, direttore artistico della manifestazione, ha fornito alcuni dati in merito alla preparazione dei carri. 55.000 in media i fiori adoperati per il corteo. L'assessore Simona Di Carlo ha illustrato le novità di questo carnevale. Con la presenza del Comitato dei Giochi del Mediterraneo, che sarà una presenza a livello di immagine. Noi abbiamo un'associazione culturale che quest'anno ha allestito proprio a tema dei Giochi del Mediterraneo questo bellissimo carro, sarà una sorpresa. Non solo, un'associazione culturale dell'Aquila interverrà con gli sbandieratori, quindi a termine di questa sfilata lo spettacolo verrà realizzato esclusivamente a Piazza Unione, quindi nel centro storico di Pescara. Ci sarà la banda di Atessa che animerà con spettacolo e musica questa bellissima sfilata, e tanta allegria, tanti bambini, le associazioni culturali maggiormente rappresentative del nostro territorio danno un apporto a livello proprio materiale di questa manifestazione. Lo spettacolo verrà presentato da Piero Di Carlo. Il Comune di Pescara inoltre ha ribadito tramite un'ordinanza il divieto di vendita ed uso di bombolette e spray imbrattanti nel giorno 22 febbraio.